do il ben ritrovato, il buon pomeriggio a Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao, buonasera a tutti. Allora Lorenzo, ci sono tante domande per te, la prima te la faccio io. Un tuo ricordo del Catania Messina, prima stagione di Serie A, un derby molto combattuto, è una grande partita, è una grande rimonta del Catania. Sì, sempre dei ricordi, fa piacere insomma ricordare queste cose belle. No, era una partita di per sé, non me la ricordo neanche più di tanto, comunque mi ricordo è una grande rimonta, quindi posso dire solo questo. Ecco, poi tante cose purtroppo che ti sfuggono, comunque sono sempre stati momenti belli. Poi c'è Rosario di Zafferana che ci domanda se avresti voluto chiudere al Catania la tua carriera. No, io sarei rimasto a Catania, c'è stato non disvivo, insomma, divergenze diverse, insomma, anche economiche, non lo metto in dubbio. Mi sembrava giusto chiudere, diciamo, in bellezza come era finito il terzo anno. Poi si poteva andare avanti, ma d'altra parte non era più possibile, insomma, ecco, non mi sentivo di abbassarmi l'ingaggio, lo dico chiaramente, ma l'ho sempre detto. Non mi andava il ragionamento che aveva fatto la Monaco in quel momento, e allora ho deciso così, ma in tranquillità, insomma, ecco. Un'altra domanda te la fa Carmelo, ti dice: ricorda a Lorenzo che il Catania lo ama, e quali sono là o le partite che gli sono rimaste nel cuore nelle sue stagioni rosso-azzurro? Vabbè, questo è troppo facile, dai. No, vabbè, chiaramente il Chievo in quell'annata che purtroppo, insomma, è successa la morte di Spettore Asciti, quando siamo andati praticamente per 6 mesi fuori. Poi l'ultima partita con la Roma, sono state, diciamo, tutte le annate belle a Catania, poi con molto pathos rispetto a quello che era il valore della squadra, perché poteva stare più tranquilli molto prima. È andata bene, quindi ci prendiamo, insomma, ecco, i ricordi di quei momenti belli, difficili in quei momenti, però a ricordare adesso hanno tutto un altro sapore, un altro significato. Poi Giuseppe ti domanda se secondo te il direttore Lomolo che è tornato dopo tenere del gol con la grinta dei vecchi tempi soltanto per calmare le acque, cioè come vedi tu all'esterno questo ritorno di Lomolo, se è la persona giusta o invece è stato fatto tornare soltanto appunto per calmare le acque, un tuo giudizio su questo ritorno? Catania ha passato momenti brutti, bruttissimi direi. Se Lomolo è tornato sicuramente sarà tornato anche per una sorta di affetto, insomma, ha fatto anni importanti a Catania, quello va detto, io non discuto il dirigente assolutamente. Come dirigente è uno dei migliori, il problema era di altra natura sicuramente, come dirigente ha fatto tutto il bene per il Catania, quello è, non lo dico io ma lo dicono i fatti, le carte. È tornato probabilmente perché vuole provare a riportare il Catania nel posto che gli mette, che è la Serie A, e se ci riesce chiaramente diventa una grande impresa. Il caso passerebbe sopra anche ai giocatori, perché intorno a lui Catania si risolleva, è normale che la gente poi riesce a vederlo anche in un'altra maniera. Ha fatto benissimo, vorrà, diciamo, anche una sorta un po' di rivincita, insomma, era andato a Palermo dove chiaramente non si è trovato bene, però sai, con un presidente come Zamparini, ma lì il padrone non lo fai, il padrone è un altro, certo. La Catania era diversa. Quindi sarà tornato adesso, probabilmente ha sempre i massimi poteri e vorrà provare a riportare il Catania nel calcio che conta. Un'altra domanda: come va la tua avventura al Casellina e quali sono gli impegni futuri e attuali di Lorenzo Stovini? No, beh, con le partite che ho fatto era solo per dare una mano e per allenarmi, insomma. Nessun impegno sportivo di rilevanza, ecco, mettiamola così. No, adesso sono responsabile tecnico di questa società dilettantistica, collaboro con la Sampdoria, ho una squadra mia che adesso si stanno almeno gli allievi dell'EVB del 2001. È bello fare allenatore, però mi piace molto più il ruolo da responsabile tecnico, che mi devo occupare di più squadre, vado a cercare giocatori, mi piace più fare il ruolo dirigente. Ecco, un'altra domanda te la faccio io, insomma, questo Catania purtroppo non soltanto ha pareggiato a Taranto, ha perso 2 punti, purtroppo i punti l'ha persi in settimana, questo stranissimo decisione della FIFA che non ha tornato questi 6 punti, e senza entrare nel dettaglio, un tuo giudizio se potrà avere un contraccolpo anche psicologico sui giocatori o se secondo te dall'esterno erano già rassegnati a questo -7? Ma non ho seguito bene la vicenda, ma le penalizzazioni sono sempre un handicap fondamentalmente, insomma, il Catania deve riuscire a girare tutto, ci vorrà del tempo, anche se la squadra adesso magari ha fatto qualche pareggio di troppo, secondo me poteva fare meglio, può ancora sicuramente dire la sua, portando che qualche giocatore magari per la Lega Pro è un lusso e bere può dare molto ma molto di più. Ecco, l'altra domanda ci arriva via SMS, secondo te chi è il giocatore che può dare una svolta tra i giocatori attuali del Catania e chi tra i giocatori del Catania conosce? Credo comunque Paolucci e Biagianti soltanto, poi non so. No, sono Biagianti e Paolucci attualmente, sono i giocatori che sono stati con te fare la differenza. Paolucci ancora più di Biagianti, che è l'attaccante, terminale offensivo principale, è normale, è partito molto forte, ora
ha un po' le polveri bagnate, deve un attimo ritrovarsi, però è un giocatore che se è in forma e riesce a segnare, la differenza la fa anche da solo una categoria del genere. Infatti il problema del Catania non sembra essere proprio la difesa del centrocampo, pensiamo tutti, no, ma quando non prendi gol la difesa va sempre bene, può servire quando ti devi magari salvare, ma nel caso del Catania che devi provare a salire, tecnicamente è più importante l'attacco, quindi quando l'attacco è un po' in difficoltà la difesa sì, è ottimo che non prenda gol, ma bisogna registrare chiaramente anche il reparto offensivo in modo da avere questo bilanciamento che ti può portare a fare risultati importanti, ma se fai troppi pareggi dopo anche nel campionato come la Lega Pro può diventare difficile. Ecco, è detto dal ministro della difesa Lorenzo Stovini, permettimi il termine, insomma è davvero positivo che questa difesa stia andando bene, tra l'altro abbiamo anche recuperato Dario Bergamelli, il Catania non subisce tante reti, però se non le fai, insomma il gioco del calcio ha quell'obiettivo, fare un gol, no, più dell'avversario. Rischi di arrivare in anonimato, cioè, esatto. Puoi andare bene ma devi sperare che gli altri vadano male e dopo diventa un problema, una squadra come Catania deve pensare a fare il campionato per conto suo. Quella cosa che ha e tanti giocatori sono attualmente un po' troppo sottotono. Catania, ha detto il direttore Lo Monaco, deve puntare ai playoff. Questi playoff un po' strani, in Lega Pro ovviamente viene premiata con la promozione della prima classificata, da quest'anno ci sarà una vera diatriba, ci saranno ben 28 squadre per un solo posto, un campionato del campionato, e si arriverà dalla seconda alla decima posizione. Secondo te non sono troppe queste squadre per i playoff? Secondo me la formula già che fa confusione solo, ecco, solo a nominare quello che ha detto te, insomma, solo a fare il discorso sulla situazione che ci può essere non ci si capisce neanche tanto. Sicuramente sono tante. È normale che sarà avvantaggiata quella che avrà più continuità in una formula del genere, perché sono troppe componenti imprevedibili, può succedere veramente di tutto. Fino alla fine io credo sarà una lotta serrata. Il Catania però deve cercare di tagliarsi il suo spazio, come rosa la Lega Pro veramente è abbastanza un lusso, credo.